Salve a tutti ragazzi, benvenuti nuovi nel canale. Nel video di oggi andremo a fare la reaction di una delle nuove canzoni che è attualmente top 2 su YouTube. Si chiama Siri di Ta Supreme, Sfera Ebbasta e Lazza, e con la produzione di Charlie Charles e Ta Supreme, appunto. La canzone è molto recente, è uscita 3 giorni fa, il 15 luglio. Diciamo che i tre nomi promettono molto bene, infatti sono molto curioso di andare a sentire questa canzone. Quindi, senza perdersi troppo, andiamo con la canzone. Allora, Ta Supreme, tanta roba, a me personalmente piace, so che c'è insomma persone a cui non piace tanto Ta Supreme, o ti piace o non ti piace, a me personalmente piace come canta. Non mi aspettavo un inizio del genere, è uno stile un po' mood molto triste, diciamo abbastanza triste. Penso che non sarà una vera e propria hit estiva, sentendola. Penso che sia più che altro più chill, comunque sempre una hit, che secondo me andrà tantissimo. Continuiamo. Faccio piano tra le bici come il pass. Ciao, le lascio stare oggi falci sotto come fossi sbronzo. Solo quello posto contro il sogno. No, in volo verso un mondo più buono. Ma non voglio, non voglio niente. Valgo tanto, ma che sono proprio. Che pensano dopo e non va bene. Quello che è sottorno. Allora, molto bello il riferimento a PES come gioco. L'altra volta, in solite pare, ha fatto il riferimento invece ad Among Us, stavolta invece a PES. Questo qua mi piace molto, proprio il bro che ci aveva sparato, tanta tanta roba. Se il karma gira non tornerò sul fondo. Lazza. Prometto che non mi vedrai mai più sbronzo. Pensi che non me ne vergogno. Ti chiedo scusa in ogni lingua del mondo. Quando mi riempi di sensi di colpa, eviti gli occhi miei, credi si muoia. Vieni qui, siediti sopra. A volte mi sentivo preso un filo. Volevo segnare, ma ho preso un palo. Se della fame mi ha reso schivo. I soldi e la fama mi ha reso schiavo. Adesso non me ne importa, perché a spenderli non mi rivedo. Me li porterò dentro la tomba. Sarò più ricco del cimitero, yeah. E sarei già sparito da un tot. Sto meglio in curva sud che con i ricchi al ground box. Non mi sento più io. Mamma mia, Lazza ha fatto veramente tanta tanta roba. Con lo stile da Supreme ha fatto quella rappata, quindi si è distaccato dal suo stile. Da Supreme è rimasto lì. Lazza si è distaccato e per questo GG, veramente. Allora, diciamo Sfera, carina la prima parte dove ha fatto quel toc toc molto da TikToker, però per il resto non si è distaccato tanto lo stile suo, per carità, però sempre quel brr oppure oh, basta, anche basta. Molto molto ripetitivo, diciamo Sfera un po' così e così. Poi per carità, ci sta, però è sempre quella, sentite, risentite. Mamma mia,
Mamma mia, che hit, veramente tanta roba. Poi soprattutto una cosa positiva entra parecchio in testa, cioè già adesso a fine canzone avevo già in mente il ritornello, perché il ritornello ti entra. È anche abbastanza una canzone da radio, il minutaggio è relativamente alto, perché siamo sui 3 minuti 57, quindi 4 minuti non è poco, non è poco. Che dire, la base ci sta tantissimo, quindi complimenti sia a Tasso Prima che a Charlie Charles. Anche Lazza, veramente tanta roba. Forse se dovrei fare un podio, metterei prima Lazza per questa canzone. Sfera, così e così, è sempre rimasto sul suo non mi ha fatto impazzire. Non mi ha fatto impazzire. Per il resto, che dire, niente, aspettiamo, vediamo cosa fa la canzone. Su Spotify, anche perché comunque sta scalando insomma le classifiche, sta arrivando nelle top e staremo a vedere nei giorni seguenti. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi, lasciate like, commentate. Detto questo, io vi rimando ai prossimi video del canale. Ciao ragazzi!